Daniel Modigliani, lo conosciamo tutti, architetto, urbanista, a Roma, insomma, è molto conosciuto, anche lui un amico, ma in questa veste ci racconta l'esperienza che sta passando, è da dire, come commissario straordinario dell'ATER e quindi quali sono i bisogni, i fabbisogni di un grandissimo patrimonio pubblico che tutti i giorni si scontra con un'inefficienza energetica. Quindi perseguiamo degli obiettivi. Tra il buono, io ci metto il grande patrimonio pubblico residenziale che c'è in Italia. Roma ha un patrimonio straordinario, insomma, potremmo citare, no, dei quartieri bellissimi come Garbatella, ma anche altri meno centrali, ma altrettanto belli, che però sono una grande risorsa e un enorme problema energetico. Come facciamo? Che sta facendo, commissario? Il tema andrebbe affrontato da diversi punti di vista. Uno penso che vada recuperato, e l'abbiamo già accennato, usciamo dalle discipline settoriali, perché se non integriamo le discipline settoriali la città continua a essere quella che è. Capacità di progettare il miglioramento significa capacità di fare progetti integrati, evitando di fare il gioco delle discipline settoriali che attraverso le loro lobby impongono logiche settoriali. La storia della nostra città è una storia straordinaria di integrazione. Quando Livio Sacchi diceva abbiamo la cultura della città, non tanti altri ce l'hanno, abbiamo la cultura della città. Stiamo rischiando di perderla da un po' di tempo a questa parte per aver perso il rapporto con la storia della città. La storia della città è una storia di collaborazione per fare spazi pubblici e spazi privati nel modo migliore per viverci dentro. Da un po' di tempo a questa parte, diciamo da almeno il dopoguerra oggi, il secondo dopoguerra oggi, è come se avessimo perso la capacità di vedere la città, di vedere il progetto, non di vedere. E poi dopo, quando passiamo in pezzi di città che abbiamo costruito, che hanno costruito i nostri padri o i nostri nonni, diciamo, ma quante erano belle. Signori, per esempio, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica ha disegnato Roma, i migliori quartieri di Roma, i migliori insediamenti. In termini quantitativi, moltissimo. In termini qualitativi, sono stati l'esempio anche per l'edilizia privata. 100 anni fa non c'erano nemmeno gli impianti di riscaldamento negli edifici, tanto per. Eppure avevamo delle straordinarie città. Oggi, nel mio ruolo di responsabile dell'edilizia residenziale pubblica di Roma, per la parte di competenza dell'azienda residenziale per l'edilizia residenziale pubblica, che governa 49.000 alloggi, mi sono dovuto far carico insieme a tutta l'azienda, che è comunque un'azienda di 500 persone, di affrontare i temi di prospettiva per intervenire non sull'edilizia, non sugli edifici, non sulle singole unità immobiliari. Sull'intero, che sono pezzi di città, dei quali pezzi di città dobbiamo prenderci la responsabilità. Per fare questo già abbiamo affrontato il tema del recupero con un progetto internazionale di un intero quartiere di edilizia residenziale pubblica a Tiburtino Terzo. Forse qualcuno di voi ricorda che circa 3 anni fa è stato bandito un concorso internazionale vinto da un gruppo spagnolo di grande capacità. Per fare che? Per vedere se queste sono tutte le aree interessate da interventi dell'ATER di un programma quadriennale di recupero dell'edilizia residenziale pubblica a Roma.
programma quadriennale che è stato presentato forse un mese e mezzo fa all'Acquario, all'Ordine degli Architetti, e che vede già, diciamo, il primo anno finanziato e deve però essere finanziato per i successivi 3 anni. Ma è un programma quadriennale che vede una, come qualcuno prima già ha detto, una incidenza delle nuove costruzioni ridicola rispetto al problema dell'esistente. Cioè, noi forse riusciamo a fare, se siamo molto bravi, in 4 anni 1.000 alloggi. Sui 50.000, 49.000 che ci abbiamo. Quindi parlare di nuovo e di nuove case va benissimo, divertiamoci, facciamo gli articoli, facciamo i prototipi, facciamo le sperimentazioni, ma la città non è questo. La città è anche in piccola parte questo. Allora, il tema del rendersi conto di che cosa succede nelle nostre città significa andare ad analizzare com'è il patrimonio dello stock edilizio esistente. Ora, noi qui stiamo affrontando edilizia residenziale pubblica. Intanto è residenziale, e grosso modo residenziale è il 50% dello stock edilizio esistente, quindi l'altro 50% non ce ne stiamo nemmeno occupando. Problemi energetici ce l'ha pure quello, no? Come ce l'ha la parte residenziale. Poi all'interno di questo l'edilizia residenziale pubblica, perlomeno a Roma, sommando l'edilizia residenziale pubblica dell'ATER, cioè dell'azienda autonoma, con l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, arriva a circa 70.000 alloggi. 70.000 alloggi è il 5% del patrimonio di alloggi a Roma. Non è moltissimo, ma insomma è abbastanza, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Ma soprattutto c'è una caratteristica, che non è sparpagliato. Cioè, noi abbiamo quartieri, abbiamo pezzi di città, e quindi vorremmo dare un contributo per il miglioramento di parti di città della nostra periferia, nelle quali parti di città si aggregano centinaia di alloggi. La sperimentazione di Tiburtino Terzo, questa qui, la parte relativa al concorso è quella perimetrata, è un quartiere del 1980 con 480 alloggi in cui sono sommati tutti i problemi dell'edilizia degli anni 80. Non regge dal punto di vista del bilancio energetico, non regge dal punto di vista delle dotazioni infrastrutturali, non regge dal punto di vista delle connessioni urbane, non regge dal punto di vista del verde. Allora, se no delle dotazioni di spazi pubblici verdi, il concorso ha chiesto un contributo per lavorare su tutto, anche sull'efficientamento, anche sul risparmio energetico, ma su tutto, come ci si arriva, come si tolgono le automobili, come si governa il sistema del verde, come si interviene sugli edifici che oggi hanno danni da degrado per i sistemi costruttivi adoperati a quei tempi, industrializzati e oggi pieni di buchi in tutte le tamponature esterne e nel sistema dei servizi, degli infissi. La risposta c'è stata. Il piano per Tiburtino Terzo è un piano che prevede un finanziamento che naturalmente c'è stato. Questa è diciamo una foto aerea che sembra che è bellissimo, però se ci andate effettivamente, cioè, è un quartiere che ha una sua qualità, è un po' un prototipo. 480 alloggi. Che cosa è stato finanziato dell'operazione uscita dal concorso? È stato finanziato naturalmente il concorso, è stato finanziato dalla Regione la progettazione definitiva di un incremento di alloggi, perché nonostante apparentemente, diciamo, sia già molto denso, in realtà non è densissimo questo quartiere, stiamo sotto ai 150 abitanti ettaro, quindi c'è stata la possibilità di incrementare attraverso delle indicazioni progettuali anche il numero degli alloggi, elemento aggiuntivo. Ognuno di questi edifici ha le sue centrali termiche. E passando al ragionamento successivo, invece questa volta non dalla città, ma da dentro le case,
Per la parte di efficientamento energetico, con l'obiettivo, anzi con l'azione per partecipare a tutti i bandi messi in moto dalla comunità economica per avere soldi, anche Horizon 2020 naturalmente, ma anche i fondi strutturali, perché per mettere a posto queste parti di città ci sono tutti i canali finanziari attivabili in questo momento, per la rigenerazione urbana. Questo lo stiamo facendo, però intanto, mentre si fa questo, con la Regione e con altri alleati nazionali e internazionali, però intanto qualcosa dobbiamo fare. Allora, che si fa per il patrimonio ATER del Comune di Roma? Allora, si è fatto questo. Per la parte di riscaldamento si è fatta una gara dopo esperienze fatte nei decenni passati, una gara di lungo periodo, cioè per la fornitura di servizi oltre che delle fonti energetiche, dell'energia per 5 anni, una gara che prevede delle offerte migliorative per tutti i 48.000 alloggi. Nella coda passata, diciamo nell'appalto passato, si è riusciti a dotare tutti gli alloggi di contabilizzatori e tutte le contabilizzazioni sono state riportate a delle centrali di lettura, per cui tutti i consumi sono centralizzati, si possono leggere centralizzati. Le centrali termiche sono circa 5.500. Di queste 5.500 centrali è programmata la manutenzione, la sostituzione delle caldaie, tutto, cioè manutenzione e gestione, perché qui succede di tutto, ti chiamano di notte perché si è rotto un tubo, qualcuno ci deve andare, o negli appartamenti, o nelle reti degli impianti, o nelle centrali termiche. Con delle condizioni anche anomale. Corviale, 1.300 alloggi, una sola centrale termica. Funziona benissimo. È stata messa a posto 4 anni fa, è un esempio di centrale a gas, totalmente automatizzata, per cui quando dice Corviale il degrado, ma quale degrado? Quelli hanno il contabilizzatore, lo usano per tutti gli alloggi, per tutti i radiatori e per tutti gli alloggi di Corviale. Avete un problema di comunicazione? Non è il mestiere mio, cioè il mio mestiere è farle. No. No? Poi dopo qualcuno le deve dire, no? Sì, sì, adesso ho detto Corviale perché c'è una centrale termica da 700.000 calorie, che è pure un bel oggetto, oltretutto. E poi ci sono naturalmente altre esperienze in corso e altre prospettive, perché con le migliorie proposte da questa ditta che ha appaltato un lavoro, tanto per essere chiari, da 90 milioni in 5 anni, cioè una roba di un certo rilievo, si possono fare tante cose che contribuiscono a migliorare il servizio. Qui è importante dire una cosa, ve la dico perché nessuno penso ne abbia parlato. Il servizio per dare l'energia termica è un servizio che se paga cash, sta sul mercato. Mentre noi abbiamo tutti i canoni fissati per legge, quindi abbiamo per esempio dei canoni di 10 euro mese per appartamento, mediamente dei canoni di 50 euro mese per appartamento, ma l'utente il gas e la prestazione di riscaldamento lo paga al prezzo di mercato, quindi quello è tutto un movimento di economia, no? Che non è soggetto a nessun tipo restrizione per legge. Adesso sta succedendo che i nostri inquilini vengono e dicono: ma come sarebbe? Pago 4 volte il riscaldamento di quanto io pago d'affitto. Sì, caro. Perché per affitto, il tuo affitto è bloccato per legge, il riscaldamento no, nel senso che il gas costa quello che costa, l'operaio che viene a fare la manutenzione costa come da qualsiasi altra parte, e questo servizio è un servizio che sta sul mercato. Allora, piano piano, non tanto piano piano, lo stanno capendo. Allora, tutta la campagna di sensibilizzazione dell'inquilinato è una campagna che sta andando avanti con risultati buoni, perché poi la gente lo capisce. Cioè, ma come, non pago l'operaio all'ora che viene a fare la manutenzione della caldaia? Lo devo pagare, se viene l'idraulico lo devo pagare. E quindi c'è un... non pagano affitto, ma questo è un altro aspetto.
Allora, noi adesso abbiamo una situazione, penso, per la parte di riscaldamento abbastanza avanzata, che può anche migliorare, tant'è che stiamo proponendo un progetto a Horizon 2020 per un'implementazione del sistema informativo dell'ATER, che già di per sé è avanzato, lo stiamo esportando in molti comuni d'Italia, anzi già esportato in molti comuni d'Italia, Torino, Bologna lavorano col sistema informativo dell'ATER, per implementarlo in modo da avere sotto controllo anche aspetti che attualmente non sono legati al sistema, compresi le prestazioni, con più precisione le prestazioni di servizi. E quindi questo progetto è già in campo per essere finanziato. Non ci basta, perché non si stanno affrontando con la dovuta determinazione, ma nemmeno sul piano della ricerca, i problemi dei cosiddetti cappotti. Noi abbiamo cappotti messi in opera 10 anni fa che cascano a pezzi, perché ci sono stati promessi come il toccasana per l'isolamento degli edifici e invece dopo 10 anni il sole, l'acqua, le cose, la ruggine delle strutture portanti li sta facendo cadere a pezzi. Allora, costano un sacco di soldi, non c'è nessuna garanzia che questa roba funzioni, perché la concorrenza fa sì che si scannino quelli che fanno i cappotti, ma la garanzia di una durata dei cappotti rispetto alla nostra tradizione. Gli edifici non sono ballon frame, non sono di legno, quelli dell'ATER, sono edifici di lunga durata e quello che facciamo deve essere progettato per la lunga durata. Allora, il tema della pelle degli edifici, sia soprattutto quelli fatti con le tecnologie dell'industrializzazione, quindi dagli anni 70 fino agli anni 95, deve essere affrontato con molta più serietà e con scientificità, perché è stato sottovalutato, ma entrando proprio nel corpo di come sono fatte le tamponature, non sovrapponendo, appiccicandoci delle cose, ma dando garanzie che la cosa funzioni, capendo esattamente quant'è il ciclo di rientro di un investimento che è molto più di mettere i contabilizzatori e garantendo anche altre cose, e cioè che alla fine ci sia un risultato di immagine per la città adeguato. Perché comunque sia, tutti questi edifici sono stati progettati, hanno una forma e tu questa forma non la puoi dimenticare e nascondere, perché comunque fa parte della storia della città, comunque roba nostra. Su questo io sono disarmato, perché su queste cose, su cui dovrebbe veramente intervenire meglio di quanto non faccia la ricerca, invece non abbiamo risultati. Cioè abbiamo un patchwork, un campionato di offerte, il campionario di offerte non ci viene illustrato, non possiamo scegliere come vorremmo e non abbiamo garanzie di quello che succede. Molto più forse ha detto sulle impermeabilizzazioni e sulle coperture, quello sì, no? O sui materiali isolanti presi, diciamo, in massa. Questi sono i problemi che stiamo affrontando oggi, che io spero si capisca che in fondo siamo abbastanza avanti e che siamo un cliente privilegiato, perché sono pezzi di città, no? Cioè non è né il singolo utente né un condominio, perché i nostri condomini sono 8.000, già quelli in cui siamo in condominio, non quelli in cui siamo completamente proprietari, sono 8.000. La sfida appunto la stiamo raccogliendo, adesso vediamo a che porta. Dal punto di vista sociale, dal punto di vista della città, dal punto di vista di un corretto e civile progresso. Grazie.